Pagina 45, numero 2. Scegliere una delle due alternative seguenti. Alternativa 1, acquistare un bene intermedio a un prezzo unitario pari a 100 euro. Alternativa 2, produrre in proprio il bene intermedio attraverso l'acquisto e l'utilizzazione di un impianto produttivo, i cui dati caratteristici sono sinteticamente riportati nella seguente tabella. Vita utile, 10 anni. Investimento iniziale 100.000, valore di recupero alla fine della vita utile 25.000, costi fissi annui di produzione a fine anno uguale 5.500, costi variabili annui di produzione sempre a fine anno 30. Si determina il numero minimo di unità del bene che l'impresa deve produrre in ciascun anno di vita utile dell'impianto affinché sia conveniente l'alternativa 2 utilizzando un tasso di interesse del 12%, quindi numero pezzi, numero unità uguale x, i uguale 12%. Anticipo una nozione che daremo ampiamente nel corso di microeconomia, vale abbastanza di uso comune come nozione: il costo fisso è la parte del costo che non dipende dalle unità prodotte, il costo variabile è la parte del costo che dipende dalle unità prodotte. Quindi il costo totale sarà 5.500 più 30 per il numero di unità prodotte. Questa è l'equazione: costo totale sarà 5.500 più 30 per il numero di unità prodotte. Questo ovviamente lo richiameremo in microeconomia, ma insomma è una nozione abbastanza di utilizzo comune, ma comunque ci ritorneremo. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo confrontare queste due alternative, quindi 100 euro, il numero di pezzi, oppure l'alternativa data dalla costruzione dell'impianto, d'accordo? Solito discorso, abbiamo bisogno di verificare qual è il numero di unità che ci dà l'indifferenza economica tra le due alternative, cioè qual è il numero di unità per le quali l'alternativa 2 è equivalente all'alternativa 1, per unità maggiori converrà la seconda alternativa. Solito discorso, dobbiamo scegliere un criterio, abbiamo il tasso di interesse, i valori sono sufficientemente certi o quantomeno non abbiamo elementi per credere il contrario, quindi utilizzeremo il criterio del valore presente. Ovviamente possiamo utilizzare il criterio del valore presente sull'investimento totale incrementale, cambia poco in questo caso, ma che preferiamo, stessa cosa, veramente sono equivalenti in questo caso le due cose. Ad esempio, se facciamo due investimenti, quindi utilizziamo il criterio del valore presente sull'investimento totale, l'investimento 1 è questo, 0, abbiamo detto 10 anni. Che succede a fronte dell'investimento 1? Questa volta, a differenza di prima, stiamo utilizzando il criterio del valore presente sull'investimento totale, quindi non stiamo facendo la differenza tra gli investimenti. Cosa c'è nell'investimento 1? Solamente il costo sostenuto. Quant'è il costo sostenuto che dobbiamo mettere qui? X. 100 per x, d'accordo? X è il numero di unità che rende equivalenti i due investimenti e quindi il costo è banalmente 100 per x. D'accordo? Vediamo l'investimento 2. C'è l'investimento iniziale, 100.000. C'è il valore di recupero, 25.000.
e c'è il costo annuo. Quanto sarà il costo annuo? L'abbiamo detto lì nell'equazione, quindi anno per anno il costo annuo sarà 5.500 più 30x. D'accordo? Oh, badate bene, qui ovviamente l'alternativa non investire non ha senso considerarla. Perché? Perché sono dati solo i valori di costo di questo impianto, non sono dati i valori di ricavo. Quindi non essendo dati i valori di ricavo non riusciremo mai a avere dei valori positivi degli investimenti. Questo è evidente che sono solo investimenti a perdere perché mancano i ricavi. E quindi se volete dobbiamo scegliere l'alternativa delle due che ha il maggiore valore presente, che sicuramente sarà comunque minore di zero, cioè dobbiamo scegliere quale delle due alternative costa di meno. Quindi è evidente che la descrizione del testo in questo caso non ha alcun senso utilizzare l'alternativa non investire. D'accordo? Dopodiché calcoliamo, vediamo se ci sono i risultati. Sì, calcoliamo i due valori presenti. Il valore presente della prima e li poniamo uguali, cioè il punto di indifferenza sarà quando i due valori presenti sono uguali, cioè valore presente dell'investimento 1 calcolato al 12% è uguale al valore presente dell'investimento 2 calcolato al 12%. Il valore presente dell'investimento 1 è meno 100 per x per il coefficiente p dato a al tasso di interesse 12,10, coefficiente che è 5,6502, è uguale al valore presente nel secondo investimento che è meno 100.000 più 25.000, questa volta ci ricordiamo di mettere il coefficiente P dato F,12,10 che è uguale a 0,3220, e poi ci dobbiamo mettere meno 5.500 più 30 per x che moltiplica il coefficiente p dato a 0,12,10, coefficiente che abbiamo detto essere 0,3220. No, 5,6502. Bene, questa è un'equazione che ha un'unica incognita x, si fanno i conti e dovrebbe venire x uguale 311,05. Talché si sceglie x maggiore o uguale di 312, sempre per lo stesso ragionamento, perché il numero di unità o è 311 o è 312. D'accordo? Domande? Procediamo e risolviamo l'esercizio a pagina 78 numero 1. Facendo diversi, sono uno diverso dall'altro, quindi allora un'azienda di autotrasporti sta valutando la convenienza economica di un impianto per il lavaggio dei mezzi propri. Solito problema, come prima, make or buy, sulla base dei seguenti dati: esborso iniziale 100.000, vita utile 10 anni, valore di recupero nullo, costo annuo di manutenzione, costo annuo manutenzione 10.000 euro, costi annui di funzionamento 10 euro per automezzo lavato, costi annui funzionamento uguale 10 euro automezzo.
L'azienda attualmente possiede 40 automezzi e lava i propri mezzi presso un locale autolavaggio al costo di 20 euro l'uno. Allora, prima domanda, si calcola il numero di lavaggi annui per automezzo che rende equivalenti le due alternative, lavaggio in proprio oppure presso terzi, assumendo un margine dell'8%. Solito discorso. Due alternative, dobbiamo calcolare qual è il punto di equivalenza economica tra le due alternative. Se il numero di automezzi, il numero annui di lavaggi per automezzo sarà superiore a quel valore, evidentemente conviene farlo in proprio. Criterio, solito discorso, valore presente, è inutile ripeterci. Possiamo fare il criterio del valore presente sull'investimento totale o incrementale, a piacere nostro, dando lo stesso risultato, scegliamo quello sul valore totale. Il primo investimento è non far niente, quindi mantenere la soluzione così com'è. Se manteniamo la soluzione così com'è, quale sarà il profilo, il diagramma dei flussi di cassa dell'investimento? 0n, n uguale a 10, chiamiamo x numero lavaggi anno per veicolo per automezzo. D'accordo? E quindi anno per anno quanto spenderemo? Qua il problema è sempre lo stesso, tradurre il testo in flussi di cassa. Questo l'unica cosa che posso consigliarvi è fate molti esercizi, perché c'è poco da spiegare alla fine. 20 per 40 per x, è così, è proprio così, no? 20 il costo per lavaggio, per 40 il numero di autovetture possedute, per x il numero di lavaggi all'anno. È esattamente così. Secondo investimento, all'istante di tempo iniziale spendiamo i 100.000 euro. Dopodiché, anno per anno, qual è il costo che sosteniamo? 10, 0, 1, 2. 10.000, che è il costo annuo di manutenzione dell'impianto, più 10.000. Effettivamente qui, se leggiamo il testo attentamente, dice sì, costi annui di funzionamento 10 per automezzo lavato, anche se parla di costi annui, in realtà è un costo annuo però espresso in funzione della quantità di lavaggi fatti, quindi possiamo dire più 10 per 40 per x. Ho detto perché potrebbe ingannare, no? Perché uno potrebbe non metterci x in realtà, mettere semplicemente 10 per 40, invece il testo è abbastanza evidente. Beh, dobbiamo calcolare valore presente dell'investimento 1 al 8, quant'è? All'8% uguale valore presente dell'investimento 2 all'8%. Facciamo i conti. 20 per 40 per x per il coefficiente di dato A all'8%,10. Io mi sono divertito per semplificare i calcoli a utilizzare i coefficienti A dato P, cambia poco, è tutto al contrario, perché sono
sono tutti valoriani, quindi io ho trasformato solo questo in A dato B. Ho fatto perché questo per curiosità, avendo di solito gli esercizi li risolvo sempre prima io, prima di dare i compiti. È chiaro che se io utilizzo il coefficiente A dato B mi risparmio molti calcoli, perché quello moltiplico per 100.000, quindi si fa molto velocemente perché si sposta la virgola, e dopodiché molto velocemente si calcola x, anche di fatto a mente. Allora, 20 per 40 per x per il coefficiente P dato A, 8,10 uguale, qua sono tutti negativi, quindi ometto i segni negativi, è inutile segnare tutti i segni negativi, moltiplico tutto per meno 1 se volete, 100.000 più 10.000 per 10 per 40 per x per il coefficiente P dato A, 8,10. Comunque, ad ogni modo, qualsiasi sia il metodo fatto, leggiamo il coefficiente e viene fuori x uguale a 62,25, che significa x maggiore o uguale di 60. D'accordo? Chiaro? Andiamo avanti. Si indichi quale alternativa dovrebbe venire scelta se l'azienda effettuasse 80 lavaggi annui per automezzo. Qua non c'è bisogno di fare alcun calcolo. Quale alternativa viene scelta? Quale viene scelta? Si costruisce l'impianto oppure... Sì, si costruisce l'impianto, no, è evidente, è maggiore di 63 e quindi si costruisce l'impianto, d'accordo? Guardate, in questi problemi è sempre semplice alla fine. Si preferisce fare l'improprio quando il numero, il valore è maggiore del valore del parametro di differenza, no? Conviene fare l'improprio quando i volumi sono più elevati. Perché? Perché bisogna ammortizzare e recuperare il costo iniziale. Se non siete convinti, dovete risolvere la disequazione, oppure banalmente prendete un qualsiasi punto che sia maggiore o minore del parametro e vedete che cosa succede. Il mio consiglio, se volete farlo velocemente, se dovete prendere un qualsiasi punto per levarvi il dubbio maggiore o minore del parametro, è molto semplice: prendete il punto in cui il valore del parametro è 0, così non dovete fare alcun calcolo. Se prendete il punto in cui il valore del parametro è 0, questo sparisce tutto, qua sparisce tutto e rimane 100.000. E quindi, visto che sono costi, si preferisce il caso A. Non so se sono stato chiaro, no? Una volta che avete considerato qual è il punto in cui c'è indifferenza economica, dovete vedere cosa si preferisce per valori maggiori e minori di quel punto, no? La cosa migliore è prendere un punto e vi risolvete il dubbio, se non ci arrivate dalla lettura del testo, con il ragionamento. Velocemente prendete il valore del parametro uguale a 0, così i calcoli sono immediati. Qua è 0, qua viene meno 100.000 e quindi si preferisce 0, si preferisce questo investimento qua. Quindi per valori minori del parametro si preferisce questo investimento qua, per valori maggiori del parametro che abbiamo determinato si preferisce questo investimento qua. 80 è maggiore di 63 e quindi si preferisce costruire l'impianto. Bene. Con riferimento ai risultati di punto B, cioè costruzione dell'impianto, si ipotizzi che l'impresa abbia un ricavo annuo di 80.000 euro. Ricavo annuo. 80.000 euro. E che l'unico costo sia proprio quello relativo al lavaggio degli automezzi. Si calcola il periodo di payback scontato e non scontato in mesi e giorni del flusso di cassa relativo all'alternativa scelta. Quindi qui, in questo diagramma di flussi di cassa, ci stiamo aggiungendo il ricavo di 80.000 e inoltre si fa l'ipotesi che l'azienda abbia 80 automezzi all'anno, d'accordo? E quindi il costo è di 10.000 più 10 per 40 per 80. D'accordo? Entrate e uscite che si verificano nello stesso anno possono essere sommate algebricamente.
qui abbiamo 8 per 4 32, 32 con 3 zeri fa 32.000, 32.000 e 10.000 fa 42.000, 80.000 meno 42.000 fa 38.000. Quindi tutto questo è uguale a, che abbiamo detto, 38.000, e questo vale per tutti gli altri, d'accordo? No? 10.000, 10 per 4 per 8, 32, 42, 42, 80.000, 38.000. Dobbiamo calcolare il periodo di payback scontato e non scontato. Iniziamo dal periodo di payback non scontato. Dobbiamo recuperare 100.000. Solito discorso, qui facciamo la nostra tabellina, T, il valore presente all'istante di tempo T, a T uguale a 0 meno 100.000, a T uguale a 1 si recuperano 38.000, quindi meno 100.000 più 38.000 fa meno 62.000, poi a T uguale a 2 dobbiamo ancora levarci 38.000 e quindi fa meno 24.000, dopodiché dobbiamo recuperiamo 38.000 e quindi fa dunque 14.000. Siamo? No, anno per anno ho recuperato. Qua ci mancava uno zero, 100.000. Ho recuperato 38.000. Bene, il periodo di payback quindi è compreso tra 2 e 3 anni. L'esercizio ci chiede di calcolarlo in mesi e giorni. E quindi il periodo di payback è uguale a 2 anni più 360 linea di frazione, quanti soldi si devono recuperare per arrivare a zero? 24.000. Quanti soldi si recuperano? 38.000 giorni. Per 360, non so quanto faccio, 12 su 19. 228 già approssimato all'intero successivo, e quindi viene 2 anni più 228 giorni, cioè uguale 2 anni più 7 mesi più 18 giorni. Ok? Vediamo il periodo di payback scontato, stessa tabellina, IVT, partiamo da meno 100.000, ma dobbiamo fare i calcoli, fatemi per cortesia, viene meno 100.000 più 38.000 diviso 1,08, fate l'8%, sì. Meno 64.815. Meno 64.815, andiamo avanti, meno 64.815 più 38.000 diviso 1,08 al quadrato. Meno 32.236. 36, e quindi viene meno 32.236 più 38.000, 1,08 elevato alla terza, dobbiamo cancellare il precedente della nostra riga. Meno 2.070, quindi ci serve un'altra riga, che è meno 2.070 più 38.000, 1,08 elevato alla quarta. 25.860. E quindi periodo di payback uguale 3 anni più 360, linea di frazione, 2,070, giusto dobbiamo mettere 38.000 diviso 1,08 alla quarta giorni. Abbiamo ripetuto ancora una volta il periodo di payback, male non ci fa, 27 giorni, e quindi viene 3 anni, 0 mesi, 27 giorni, d'accordo? Domande? Bene, allora risolviamo l'esercizio dell'esonero dell'anno scorso, l'esercizio a pagina 89, numero 1.
Allora, 2 anni fa un'impresa ha acquistato al prezzo di 40.000 euro una licenza dallo Stato per produrre e vendere un nuovo prodotto X. La licenza ha una durata limitata pari a 20 anni e non può essere rivenduta a terzi, può soltanto essere resa allo Stato senza comunque ottenere alcuna restituzione del pagamento effettuato. Tuttavia, dopo l'acquisto, l'impresa ha trovato conveniente non lanciare il prodotto X. Attualmente l'impresa sta valutando se sia conveniente introdurre sul mercato il prodotto X a fronte di nuovi comportamenti dei consumatori. In particolare, si prevede che per ciascuno dei 18 anni rimanenti il numero di unità annue vendute, supposte concentrate alla fine di ciascun anno al prezzo unitario P, sarà uguale a 2.000, che saranno vendute una quantità Q uguale a 2.000 meno 100 per P. E 0 ovviamente se P maggiore di 20, perché non può essere negativo, questo è chiaro. In questo periodo sono inoltre previsti costi di ricerca e sviluppo pari a 500 euro all'anno. Costi di ricerca e sviluppo pari a 500 euro all'anno, supposti concentrati a fine anno, sia il MAR uguale al 10%. Si determini il prezzo che l'impresa troverà più conveniente applicare. Prima domanda. Bene, questo vedete l'esonero dato l'anno scorso, è ancora una volta un esercizio abbastanza analogo a quelli precedentemente. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo disegnare il flusso di cassa e vedere se l'investimento è conveniente oppure no. No? O meglio, vedere per quale prezzo limite l'investimento risulterà indifferente. Per prezzi diversi poi ragioneremo e vedremo se il valore maggiore di questo prezzo limite qua è un po' meno immediato, ma insomma è abbastanza evidente poi quale sarà la direzione da intraprendere. Comunque ci torneremo. Qual è il criterio da utilizzare? Solito discorso, tasso di interesse, tutto certo, criterio del valore presente. Dobbiamo semplicemente disegnare il nostro investimento. Che cosa abbiamo? Allora, 0 20. Abbiamo acquistato la licenza 2 anni fa, 40.000. D'accordo? Cosa ci dice poi l'esercizio? L'esercizio ci dice... No, no, attenzione, ho detto una cosa diversa. Qui non ci dice resetto, non ci chiede come prima di determinare il prezzo minimo che rende l'investimento conveniente. Ci dice una cosa diversa, ci dice direttamente di determinare qual è il prezzo più conveniente. Quindi non dobbiamo determinare il prezzo minimo che rende conveniente l'investimento, come prima avevo letto male la domanda, ma direttamente dobbiamo determinare una cosa diversa. Qual è il prezzo che l'impresa applicherà, che riterrà più opportuno applicare. D'accordo? Benissimo. Allora, questo è 40.000. Dopodiché, anno per anno, che cosa abbiamo? Abbiamo un costo di ricerca e sviluppo. Attenzione, noi stiamo qui all'istante di tempo 2 e quindi il primo costo di ricerca e sviluppo sarà all'istante di tempo 3, alla fine del primo anno a partire da adesso. Quindi avremo un costo di ricerca e sviluppo di 500. Costo di ricerca e sviluppo di 500. Ed inoltre incasseremo del denaro. Quale sarà il denaro incassato? Beh, anche questo è ovvio, ci torneremo in microeconomia, ma insomma è evidente che il denaro incassato, che si chiama ricavo, non è altro che il prodotto del prezzo per la quantità. E quindi questo denaro incassato sarà uguale a P per Q, cioè a P che moltiplica 2.000 meno 100 P, P per Q, e questo vale per tutti gli anni fino a quest'anno. 2.000 meno 100 P, d'accordo? Altro non c'è.
Facciamo il valore presente. Quale sarà l'obiettivo dell'azienda? Guadagnare il più possibile. Ecco perché dicevo qui vedo una cosa diversa. Quindi voi come risolvereste questo esercizio? Anzi, facciamo così, calcoliamo il valore presente. Facciamolo per passi. Il valore presente a tasso di interesse del 10% è uguale a meno 40.000. Poi, anno per anno, che cosa c'è? C'è questo meno questo. Possiamo fare la somma algebrica e quindi scrivere più 2000p meno 100p al quadrato, ho fatto il prodotto, meno 500, che moltiplica il coefficiente solito, p dato a, al tasso di interesse del 10%, virgola 18, sono gli anni che mancano. Tutto però poi deve essere moltiplicato per che cosa? Per il coefficiente, non ce lo dimentichiamo, stavo dimenticando, P dato F, virgola 10, virgola 2. Perché vi ricordo che col coefficiente P dato A calcoliamo l'equivalente di questi 18 all'istante di tempo 2 e poi dobbiamo tornare indietro di 2 anni. D'accordo? Attenzione a non confondersi. Va bene. Cosa fareste voi a questo punto? Esattamente, lo può dire anche ad alta voce, è proprio così. E dobbiamo massimizzare il guadagno, cioè dobbiamo massimizzare il valore presente. E quindi derivata prima del valore presente rispetto al prezzo, che è l'incognita, uguale a 0. Niente di più e niente di meno. Deve essere dvp su dp uguale a 0. Il che significa che quando facciamo la derivata prima, questo non ci serve, è una costante, questo sparisce, neanche ci serve. E tra l'altro mi fermo un secondo per commentare questo fatto. Io l'ho voluto scrivere per non creare confusione e per andare passo passo, ma è abbastanza ovvio che questo non serva. Perché? Nel momento in cui io ho deciso, io devo decidere, chiedo scusa, qui ormai io la licenza l'ho già comprata e non posso più, non, il fatto che io abbia già comprato la licenza a questo punto non influenza più sulla mia decisione di fissare il prezzo. Cioè qualsiasi sia il prezzo da me fissato, io ormai il costo l'ho sostenuto. Quindi è evidente che nella decisione di scegliere il prezzo massimo non interviene più il costo della licenza. Ormai è un costo che ho già sostenuto, no? Ed è un po' una regola fondamentale in questi casi. Quando io prendo una decisione, se questa decisione non ha alcuna influenza su quello che è già passato, come avviene quasi sempre, sono dei casi un po' particolari, è chiaro che quello che è già passato non interviene più nella decisione. Ormai questa perdita, se vogliamo, l'ho sostenuta e quindi diventa irrilevante rispetto alla decisione presa. Allora, facciamo la derivata, questa va via, questa è una costante e quindi va via, devo fare solo la derivata di questa parentesi rispetto a 0. E quindi viene uguale a 2000 meno 200. D'accordo? Da cui viene P uguale a 10, banalmente. Quindi il prezzo scelto che massimizza il valore presente sarà 10. D'accordo? Ovviamente, attenzione, ho saltato un passaggio perché se volessi essere rigoroso qui ci dovrei mettere anche i due coefficienti, però non mi interessa nulla dei due coefficienti perché poi, si dividono entrambi i membri per i due coefficienti e quindi spariscono. Quindi se volessi essere rigoroso è evidente che questo passaggio non è corretto, dovrei scriverlo così, derivata di questa roba uguale a 0, cioè 0, così siamo stati più precisi, uguale a questo e quindi il prezzo uguale a 10. È evidente che il risultato è lo stesso, però sono stato più rigoroso nella formulazione della soluzione. Poi chiede
L'intervallo dei valori in cui l'impresa deve scegliere il prezzo nel caso in cui attraverso il progetto si voglia ottenere un BAN dell'investimento complessivo pari almeno a 10.000 euro. Ecco che le cose cambiano perché ritorna in gioco pure il 40.000, perché adesso sta chiedendo una cosa diversa. Vogliamo sapere per quali valori del prezzo questa roba è maggiore o uguale di 10.000. D'accordo? Questo ci sta chiedendo l'intervallo dei valori in cui l'impresa deve scegliere il prezzo nel caso in cui attraverso il progetto si voglia ottenere un BAN sull'investimento complessivo realizzato pari almeno a 10.000 euro. E quindi dobbiamo risolvere quella disequazione. Disequazione che si risolve la risolvete voi per esercizio e alla fine è una disequazione di secondo grado banale e alla fine viene fuori che 4 è minore o uguale di P è minore o uguale di 16. D'accordo? Domande? Dubbi? Va bene, ci possiamo fermare qui.